dell'ultimo atto della 30ª edizione dell'Inghecale. Un applauso per i due direttori di gara premiati da Roberto Martin. Eccolo qua, Christian Carpiuz. Siamo con Carpiuz, portiere della Top Dancing, insomma una finale amara, la conclusione sicuramente è triste, però dobbiamo dire che la tua squadra, soprattutto nei primi 20 minuti, ha giocato benissimo. Probabilmente l'episodio che ha deciso la partita è stato quel calcio di punizione con la barriera che si è aperta, lì diciamo che è stato veramente decisivo. Beh, è vero, abbiamo fatto una bella partita, i casi sono speciali, abbiamo preso un gol che non dovevamo più, però niente, insomma, abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo trovato una squadra molto ma molto forte che è stata più forte di noi quest'anno. Al di là diciamo di questo finale comunque sfortunato, resta comunque la soddisfazione di essere arrivati in finale per la seconda volta consecutiva. Insomma, il gruppo ha dimostrato di esserci e di essere molto competitivo. Sì, per me partecipando a questo torneo, arrivando per la seconda volta in finale, prendere due volte di seguito miglior portiere, per me è tantissimo, anche per la squadra, perciò siamo molto fieri e orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare. Hai fatto delle parate mostruose, soprattutto nei primi 10 minuti. Io sinceramente sono rimasto davvero allibito di fronte a un intervento, sembrava veramente impossibile riuscire a prendere quel pallone, tu sei riuscito comunque a fare delle parate maiuscole. Grazie mille, cioè, cerco di fare sempre il meglio e dando tutto per la squadra, insomma. Ok. Grazie. Ciao. Adesso passiamo al trofeo Umberto Bossoli, al miglior difensore, trofeo offerto dalla famiglia Bossoli. Il giocatore è Massimiliano Garofalo di Villa Meravigliosa, premia Cristina Bossoli. Trofeo al miglior giocatore, una coppa intitolata ad un campione che tutti noi ricordiamo e vogliamo ricordarlo con un grosso applauso, è la coppa Piero di Trapano. Trofeo offerto dal professor Antonio Proietti. Premia Paolo Finestra, il miglior giocatore della 30ª edizione, per Villa Meravigliosa, Simone Matozzo! E tornerà tra poco qui perché ci ha incantato con tre magie questa sera. È il trofeo al capocannoniere del torneo, trofeo offerto da Agora Fitness. È sempre lui, Simone Matozzo, 12 gol per il numero 10, maglia bianca. Premia Carlo Finestra. Matozzo, è andato tutto veramente meglio di così, non poteva andare. Miglior giocatore del torneo. Capocannoniere, la tua squadra ha vinto la competizione, hai fatto gol pazzeschi da tutte le posizioni, io in telecronaca mi sono esaltato, insomma, cosa poteva andare meglio di così? Ma niente, diciamo è andata tutta la perfezione, grazie comunque dei complimenti, grazie a tutti, non si vince mai da soli, insomma, nel senso che comunque la squadra ha giocato alla grande, tutti quanti messi bene in campo, poi è normale, ognuno ha le proprie caratteristiche, io ho le mie, mi è andato sfruttate in pieno e è andata bene così, insomma. Diciamo che anche il portiere avversario ha riconosciuto i vostri indubbi meriti, il fatto che la vostra squadra era complessivamente stata superiore. Dobbiamo dire, forse proprio per trovare un difetto diciamo, della serata di stasera, l'eccessivo nervosismo forse nel secondo tempo ha rischiato insomma, di creare qualche grattacapo, aveva dei gol di vantaggio, forse bisognava mantenere un po' più la calma. Sì, è vero, infatti sono cose che non devono succedere, soprattutto in manifestazioni ed eventi come questi, che la sportività deve essere la prima cosa. Io in primis mi sono un po' nervosito, però avevo secondo me subito più che ingiustamente due gomitate, quindi mi sono fatto un po' ho perso un po' la testa, non deve succedere, è brutto esempio, però comunque poi alla fine la sportività tra le due squadre si è vista, insomma è stato un po' di nervosismo, è finita là, insomma, niente di che. Telegrafico, ultima domanda, il prossimo anno naturalmente verrete per difendere il titolo. Assolutamente sì, certo. Okay. Ci proveremo con tutte le nostre forze, chiaramente. E adesso è il momento di un premio che vuole riconoscere il giocatore che più si è distinto per gioco e comportamento di lealtà sportiva. Trofeo offerto dalla famiglia Finestra e il premio Lealtà e Rispetto, intitolato all'indimenticato Aimone Finestra. Facciamo un applauso in ricordo di Aimone Finestra. Colui che si è distinto per comportamento di lealtà sportiva
premiano Paolo e Carlo Finestra della squadra Elettroneon Ottica Tonazzi. Un grosso applauso a Gianmarco Fratangeli. Ciao Gianma, grande, grande Gianma. Giocatore. Arrivate ad un passo dalla finale, ci hanno fatto vedere giocate importanti e vengono premiate questa sera le squadre al terzo posto classificate ex aequo, coppe offerte da Banca Mediolanum. Le squadre sono Elettroneon Ottica Tonazzi e Glocal Consulting. Premiano Emanuele Fantinato e Fabrizio Vecchini. Emanuele Fantinato e Fabrizio Vecchini, il premio ai terzi classificati. Siamo alla Piazza Dolore, premia Fabrizio Vecchini, coppa offerta da Banca Mediolanum. Meritano comunque un grande, grandissimo applauso i ragazzi di Tap Dancing Latina. Le barricate in piazza, rifai per conto della polizia, che crea falsi miti di progresso. Credete che noi siamo per i capelli che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle con pieno merito. È il momento di festeggiare la squadra campione della 30ª edizione dell'Inge Kallen, coppa offerta da Paolo e Carlo Finestra, che premiano Villa Meravigliosa. Va naturalmente a colui che fa gli onori di casa, Paolo Finestra, al quale però una battuta devo chiederla, un commento a caldo. Commento: abbiamo cominciato nel 1985, c'era il muro di Berlino e se non sbaglio Reagan presidente. Sono 30 anni, sono molto orgoglioso di essere ancora qui dopo 30 anni. Che dire, evidentemente comincia a essere davvero vecchio. Comunque, niente, grazie a tutti voi che avete partecipato con noi, con me all'organizzazione di questa 30ª edizione. Come sempre è stato un torneo bellissimo, una finale comunque spettacolare, combattuta, la voglia, la grinta, la rabbia che i giocatori mettono in campo per vincere questo trofeo è la dimostrazione più bella che evidentemente in 30 anni abbiamo costruito veramente qualcosa. Se tre, forse quattro generazioni di giocatori sono passate attraverso questo campo e questo torneo e continuano a venire qui e vogliono vincere, e stasera abbiamo visto anche la partita dei veterani, di un giocatore come Marco Croatto, che ritorna a 25 e continua a vincere, visto che vince anche le coppe messe in palio appunto per i veterani, vuol dire che abbiamo lavorato bene e che evidentemente tutti i giovani calciatori, meno giovani di Latina, della provincia, ci apprezzano, e questo, ripeto, ci riempie di orgoglio.